c'è una sorta di continuità di questo grande uomo che è Giuseppe Verdi, talmente grande che secondo me, nella presunzione di questi anni di teatro e di studio, i suoi contemporanei mica l'hanno capito tanto. E questo senso di incomprensione che secondo me i coevi hanno nei confronti del grande Verdi, che infatti spesso l'hanno censurato, l'hanno stroncato e quant'altro, rende ancora più triste il fatto che poi le giovani generazioni di oggi non lo conoscano, perché in realtà Verdi, come ho cercato di dimostrarvi col Trovatore e nel Nabucco vale forse ancora di più, parla davvero a voi, a tutti noi cittadini e cittadine di oggi. Lo dico perché, ascoltando la sua musica e studiandone eventi di vario tipo, sono arrivato alla convinzione, un po' estrema, che forse Giuseppe Verdi abbiamo incominciato a capirlo a partire dal giorno in cui Giuseppe Verdi Ale è morto. Gennaio 1901. Giuseppe Verdi muore. Il testamento parla chiaro, come sempre. Ordino un funerale di terza classe, niente canti né suoni, una bara di legno semplice, nessun corteo, la solitudine. La sua volontà viene rispettata. Gennaio 1901. All'alba di un giorno livido di un gelido inverno milanese, il piccolo corteo funebre fatto da quattro chierichetti in abara lascia l'hotel de Milani in via Manzoni e via. Ma nei giorni immediatamente successivi i milanesi vengono pervasi da un malessere, perché gli è mancato quello che gli psicologi chiamano l'elaborazione del lutto, cioè i funerali. Questa cosa terribile serve ad aiutarti a fartene una ragione. Vedere una persona che ami giù tra i vermi ti aiuta a dirti: non c'è più, ma con un funerale così non è morto il grande Verdi. E allora ai milanesi gli dà di volta il cervello. 27 febbraio 1901 viene disseppellito il cadavere di Verdi per un nuovo funerale, prima classe extra lusso, un grande carrozzone. Grande così, di ebano e oro. Il corteo parte, un evento così pazzesco che il primo film della storia italiana sono i pochi secondi che raffigurano il carrozzone fantasma di Giuseppe Verdi. E cosa ti succede? In testa c'è Arturo Toscanini, grande parmense, grande direttore d'orchestra, forse il primo divo della musica del Novecento. Dietro di lui c'è l'orchestra del Teatro alla Scala, dietro di lei il coro del Teatro alla Scala e dietro di loro migliaia di italiani e di italiane, e tutti quanti, come se si fossero messi d'accordo, cosa fanno? Questo: intonano il Va pensiero del Nabucco di Giuseppe Verdi. Forse è una cosa che vi passa come normale, ma voglio dire, a quei tempi l'opera lirica era il teatro, era un lupanare, era roba proibita, ma poi cosa c'entra? Cioè, cosa c'entra la storia della deportazione, della cattività babilonese del popolo ebraico con la morte del grande Giuseppe Verdi?
Poi voglio dire, Verdi aveva scritto poco tempo prima un requiem, una messa da morto dedicata a Alessandro Manzoni, padre della patria, ci stava a fagiolo. Cosa vai a tirar fuori la terza opera di Verdi, francamente anche molto discutibile per qualità, ma poi che parla di una storia che non c'entra niente con questo grande atto sacro? Boh. Forte di questi dubbi, sono andato a leggere le cronache del tempo. Il Corriere della Sera, che già esisteva, riporta le voci dei mille nessuno. E uno salta su e dice: e adesso come si fa? Nostro padre è morto, siamo orfani per sempre di questo assurdo corteo funebre da Italia di provincia. E un altro, come a rispondere a quell'altro anonimo, gli dice: amico mio, è che da oggi noi non siamo più figli, da oggi siamo un popolo. E allora ho incominciato a capire qualcosa. Eh sì, perché il 1901 è un anno, in quel tempo, in cui gli italiani incominciano a essere dannatamente delusi da quella grande, grandiosa promessa chiamata Risorgimento, che suonava come un'assurda banda di paese. Questa sarebbe la bella Italia, fatta l'Italia, questi sono gli italiani. L'Italia, questi sono gli italiani, questa è la classe dirigente che ci sta governando. Lo scandalo del Banco di Roma, raccomandazioni, incompetenza, corruzione, emigrazione. Gli italiani vogliono tornare indietro, non si sentono bene a casa loro. Oh. Perché questi, signori, sono gli anni in cui, ai noi, italiani hanno incominciato a sentire la terra scricchiolargli sotto i piedi. Molti di noi hanno incominciato proprio da quegli anni a sentirsi esuli a casa propria, come gli ebrei del Nabucco, con cui gli italiani del 1901 si sentono totalmente affini. Ora fa impressione considerare che Verdi ha incominciato a dire: povera Italia, va a pensiero sull'ali dorate, negli anni 40 dell'Ottocento, quando era così facile gridare viva l'Italia. E allora è impressionantemente consolante, anche se miseramente tale, considerare che Verdi queste cose le ha capite in tempi non facili, e che quindi queste cose sono tutte qua dentro. Cioè cosa? L'ansia, la rabbia che tutti noi abbiamo che il nostro paese sia un luogo migliore dove stare, essere governati da una classe dirigente migliore. Magra consolazione sapere che queste cose Verdi le ha scritte tutte e sono qui nell'Overture del Nabucco, terza opera di un giovane italiano compositore.